ho sempre sostenuto, e anche con qualche intervento al giornale, che il ponte qui, dove lo vogliono fare, il ponte ad una campata, non è fattibile tecnica, non è tecnicamente fattibile. È fattibile, si può fare, il ponte a tre campate. I motivi sono geotecnici, motivi ambientali, motivi orografici. Motivi, questo è un tubo di Venturi, il posto dove lo vogliono fare, e i venti sono un fattore importante che probabilmente chi non l'ha visto qui, chi non vive qui, non li conosce. Io ho parlato anche con docenti esperti che hanno dato i loro pareri e me ne sono accorto che loro il problema lo conoscono relativamente, pensano che questo sia un ponte come tutti gli altri. Questo non è un ponte, per, come dicevo prima, per ingegneri civili, ma è per specialisti di materiale. Io, diciamo, sono uno dei più, al mondo, lo posso dire, degli intenditori e degli studiosi al mondo maggiori per quanto riguarda la fatica dei materiali. Questo ponte sarebbe una struttura aeronautica per il tipo di condizioni che deve sopportare. Non è il ponte classico dell'ingegnere civile che è statico e non si muove. Questo è una struttura flessibile. Quindi la campata unica, secondo lei, impossibile? Secondo me non lo possono fare. Io vorrei vedere chi è quell'ingegnere, non novantenne, che mette l'ultima firma, ma non novantenne, quello che si prende veramente la responsabilità, che deve avere 30 anni, chi si prende le responsabilità, se lo deve seguire 50 anni il ponte, non se lo deve seguire un giorno. E poi il problema della manutenzione, quale progetto di manutenzione c'è? Qual è il progetto? Il progetto è stato fatto, dicono tutto è stato fatto, ma il progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, cosa prevede che deve essere fatto in questa fase? Cosa prevede? La monitorizzazione del sistema, di tutto il sistema, dov'è? Esiste, ce la fanno vedere. Io ho visto solo via YouTube le prove che hanno fatto al Politecnico di Milano sulle oscillazioni, sulle vibrazioni. Beh, se quelle loro fanno vedere un secondo quando comincia a oscillare, non fanno vedere la fine, se lo tengono, la simulazione se la tengono per 3 minuti, quel ponte esplode.